Ragazzuoli, ma soprattutto ragazzuoli di YouTube, bentornati al vostro ciccione viaggiatore. Questo è un video best of degli ultimi 3 giorni. Oddio, Beppe mi sta facendo dei segnali. È dentro la camera gas del Pacinco, è la sala Pacinco, che è quel gioco con le biglie che ancora non abbiamo capito che scopo abbia. Comunque pare essere un gioco d'azzardo. Comunque questo è un best of degli ultimi 3 giorni, lo iniziamo qui di nuovo da Ameyoko e lo finiremo chissà dove tra 2 giorni, ma il video appunto sarà unico. Però adesso Beppe sta fumando e quindi io lancio la fantastica sigla dei Disumani. Sigla! Siamo ad Ameyoko e si dice che questa sia una specialità, il Shibire Butadon, non so come si pronunci, però noi la proviamo in questa versione, non in questa che è 800 grammi, ma in questa normale, e vediamo, sono pork ribs con riso, vediamo come sarà. Noi abbiamo grande fiducia, Beppe ha grande fiducia. Sì, Beppe ha grande fiducia. Mi è stato qualcosa di veramente buono. Molto bene. Visto che c'è il maiale. Maiale, non so cosa sbagliare. Esatto, ecco qua il nostro butandon e adesso ce lo mangiamo. Mangiamo prima il maialino. Buono, è dolce. Valido, promosso, economico, veloce, molto bene, bravo Butandon. Eccoci qui ad Akihabara, all'Electric Town, un po' il main event di questa ultima parte del nostro viaggio. Con la grande gioia, tra l'altro, del signor Beppe, come potete vedere, guardate com'è felice! Ecco, perfetto. Però io invece, me medesimo, sono molto felice. Anche se non ho un soldo da spendere, però potrò guardare tutto i Cavalieri dello Zodiaco, tutte le cose qui, anche perché sono un nerd dentro e fuori e quindi sono molto felice. Quindi andiamo a fare un bel viaggio ad Akihabara. Posto da nerd. Guardate quanta roba che c'è. Spettacolare. Comunque se cercate Gundam ad Akihabara, a Tokyo, ovunque, andate sul sicuro. Solo Gundam, guardate che roba. Gundam in tutte le salse. È incredibile, guardate che roba. I giapponesi amano veramente follemente Gundam. Attenzione, c'è il Gachapon, il capsule toy con Pingu. Oh mamma mia. Sono giusto 2 di Gachapon comunque. Proprio è difficile trovare qualcosa di interessante in questo negozietto. Abbiamo pure il padrino di Akihabara che sbatte ossessivamente il bastone, così, per irritare tutti. C'è un maid caffè, la maid lassù.
che voce fa? Ci hanno dato l'invito, come potete vedere. Non ci sono i prezzi. Ah no, ci sono i prezzi anche. Un bel baby bears curry, sono quello. Baby chicks curry. Tutto molto bello. E poi c'è il live show time. Però magari no. Ecco. Beppe non mi sembra uno. No, per niente proprio. Ecco, perfetto. Proseguiamo, va. È tutto molto bello. In questi giorni di tre giorni di best of, diciamo, perché siamo in giro per gli acquisti, lo shopping finale, anche perché siamo un po' arrivati, onestamente direi, e quindi ci stiamo godendo un po' i posti che abbiamo già visto, come il tempio qui in Sensoji ad Asakusa, che è pieno, murato di gente, soprattutto di bancarelle di cibo, in quanto oggi è domenica, soprattutto è l'inizio dell'anno, e quindi festeggiano come se non ci fosse un domani. Pratica è la mirabilandia del cibo. Eh sì, sì, ci sono veramente una miliardata di banchetti. È pazzesco. Qua si potrebbe passare un giorno a mangiare tutto. Ammazza quanto bollo freddo. Giusto due patate. Piscioline con lo spruzzino. Ad esempio, voglio prendermi il melon pan prima di andare via a rimangiarlo di nuovo, e questa è la fila. Lì c'è il negozio e la fila finisce o comincia qui, e adesso ci mettiamo in fila con grande gioia, e forse lo mangiamo domani. Lo mangio perché Beppe non lo mangia. E c'era una maialata che non potevo non fare prima della fine: il melon pan con il gelato alla vaniglia, e adesso la facciamo. Eccomi, proviamolo. È meraviglioso. Il melon pan caldo e gelato. Beppe però non ridere sempre a queste mie battute, va bene? No, ma questo ci stava bene. È veramente buonissimo. Ragazzi, mi raccomando, se venite a Tokyo non perdetevi il melon panaro di Asakusa qua, perché è eccezionale, veramente fantastico. Comunque ragazzi, voglio importare il melon pan in Italia, perché col nostro gelato artigianale farebbe, secondo me, sfracelli. Ciao focaccia, proprio. È qualcosa di assurdo. Congelato alla vaniglia, tipo industriale, diciamo, tipo quello di Carpigiani, che sì, è buono, però industriale, è assurda. Figuriamoci con del gelato artigianale nostrano, italiano, cosa potrebbe essere. Secondo me andrebbe a ruba. È un'idea che effettivamente bisognerebbe tenere presente. Sì, c'è anche il piccolo particolare che io dovrei imparare a fare il gelato artigianale, buono, però
Ma i calzetti a forma di New Balance che figata sono! No, guardate. Tac. Tac. È bellissimo. E grazie a Beppe ancora una volta che me li ha fatti notare, perché sennò io non li avrei mai visti. Veramente, non mi perdo tutto. C'ho l'occhio lungo. Ci eravamo un po' stancati di Tokyo, così abbiamo preso un volo e siamo venuti qui a New York. Comunque ho visto più da vicino questa qui nella baia artificiale di Tokyo che quella originale a New York, perché quella originale a New York ci sono passato soltanto con la barchetta. Casualmente dove vado io c'è qualcosa in ristrutturazione, qui perfino la spiaggia stanno ristrutturando, non si sa cosa possano ristrutturare in una spiaggia, però va bene. Se volete una Fanta soccata a limone e margherite a Odaiba nella baia di Tokyo potete trovarla. A Odaiba c'è tanto amore. L'ultimo giorno c'era voglia di carnazza, di hamburger, e quindi siamo venuti qui da Wendy's qui a Odaiba, e mi sembra un po' una mezza truffa perché è un po' piccolino questo hamburger, 1050 con la coca. Speriamo che almeno sia buona. Sì, dai, almeno è buona. Ah, avevo proprio voglia di hamburger. Intanto la Toyota che ha deciso di fare uno showroom piccolino, ci mostra la macchina del futuro.
Che roba, eh? Ciccione Viaggiatore vi ha portato a vedere anche il Gundam suonante, danzante, parlante e tutto quanto. Sono tornato bambino. Magro così, che roba. Uè, sono magrone. È così, no, però si vede zizza. Ultima cena per noi qui al Local Hotel, ma soprattutto ultima cena in Giappone. Signor Beppe. Dimmi. Sì. Sì, stavo cercando di capire come funzionava questo. Ah, molto bene. Questo sarebbe questo, quello suo, ecco questo qui. Perché la nostra ultima cena sarà sempre dal combini con questi spaghetti, diciamo soba, li utilizzati e buoni, già testati, però l'ultima cena non potevamo che farla così economica perché abbiamo finito la pecunia, i soldi, esatto. Quindi giustamente per sopravvivere fino a domani, quando prenderemo il volo alle 11 di sera, tra l'altro, quindi ci sarà ancora praticamente una giornata da sopravvivere, abbiamo dovuto fare di necessità virtù, come si suol dire. Quindi adesso andiamo a mangiare sti cosi buoni. Hanno un colore diverso da quello di ieri, è pure uguale. Cosa con dell'aglio qua. Dall'odore mi sa di sì. Sì. Ah, vabbè, tanto ormai all'aglio si è abituato, io invece ho fatto un casino, tanto per cominciare. Tutto dentro. E mo acqua bollente, era così e così. Ah, senti come tirano su. E adesso 5 simpatici minuti di attesa. Fare le cose con una mano sola è un'ottima idea per farsi del male, ma io mi sacrificherò per voi solo per farvi vedere che bisogna scolare lo spaghetto. Bollente.
ottimi. Importatemeli in Italia, che va bene, sai che buoni, sì, non sono male, ma questi qua spaccano. Signor Beppe, se vuole è il suo momento per salutare per l'ultima volta i follower del Ciccione Viaggiatore. Buon appetito a tutti, mi raccomando, statemi bene, ciao. Basta? Basta. È sempre di tante parole. Ho da mangiare. Sono messo a scuocere la pasta. L'ultima notte all'Oculo Hotel. Un po' mi mancherà. Siamo arrivati veramente alla fine, proprio qui dentro all'Oculo. Ragazzi, io ringrazio veramente tutti per aver visto questo video, ma non solo per aver visto questo video, ringrazio soprattutto tutti quelli che hanno visto la serie. Scusate se parlo così piano, ma sono dentro all'Oculo e c'è già chi dorme. Grazie quindi per aver visto questa serie, spero vi sia piaciuta. Che dire, al prossimo video. Ormai la vacanza qui in Giappone è finita, il viaggio in Giappone è finita anche questa serie con questo video, quindi vi do appuntamento al prossimo video. Grazie ancora per aver visto la serie, grazie per aver visto il video, ancora una volta spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, come sempre, per l'ultima volta dal Giappone, poche pugnette. Ciccione viaggiatore.